magari questa è una domanda che chiedo al dottor De Sabato di tenere da parte, perché è una domanda che voglio, lui che è esperto nel mondo della scuola, ci ha navigato insomma una vita, e quindi la tenga in serbo, così vediamo, Piluccio, tienila in serbo, così vediamo un po' che cosa mi dirai su questo aspetto qui. Quindi l'Open Day lascia un po' il tempo che trova, diciamoci la verità, non si può sperare che fai questo appuntamento, vengono da te, dici guarda che cosa abbiamo, sì, tutto bello, però insomma, se non crei. Vance Packard, parliamo degli anni 60, nel suo libro I persuasori occulti, era uno che i pubblicitari li odiava, perché dicevano che manipolavano i cervelli, le menti, cioè in poche parole sono venute fuori in quegli anni delle cose incredibili, cioè esperimenti fatti sulle donne che avevano il ciclo mestruale, cioè compravano la tortina bella e pronta quando erano in una fase passiva, quando erano in una fase attiva volevano gli ingredienti per farsela loro quella torta, oppure il detersivo, non si vendeva quello a pallini rossi, perché? Perché ricordava il ciclo. E allora lì nacque il detersivo col pallino blu, perché deterge il blu è un altro. E allora ecco la comunicazione, questo per allacciarmi un po' al concetto, diventa molto molto importante comunicare il linguaggio della comunicazione, conoscere la semiologia, la semantica, sono aspetti che su cui dobbiamo interrogarci quando vogliamo fare delle offerte anche formative. Allora, Ciro, so che a te piace parlare, tu hai atteso paziente, e con te ci conosciamo bene, abbiamo fatto una rassegna di interviste su altre questioni, tu ci devi parlare, ci devi dire se il geometra, se il ragazzo, il giovane che oggi sceglie di fare questa scuola, di istruirsi in quest'ambito, ha delle prospettive di lavoro. Parliamo ovviamente del geometra diplomato CAT. Ciro Tibello, eh? Soprattutto Cosimo, voglio dire, è cresciuto nel suo studio. Sì. Dunque, io faccio parte della Prima Repubblica, per cui la prima volta che ho sentito CAT pensavo che fosse un centro di assistenza tecnica, che sarebbe il televisore, la lavabiancheria, il frigorifero, quando si guasta dice CAT, centro di assistenza tecnica. Poi ho scoperto che l'istituto, bello comunque, l'Istituto Tecnico Settore Tecnologico, indirizzo costruzione, ambiente e territorio, Benedetta Gelmini, molte volte, il problema qual è? Noi veniamo comandati da gente, purtroppo, non so con quanta competenza, perché il ministro Gelmini ha eliminato il geometra, trasformandolo in un esperto in costruzione, ambiente e territorio. Ma non potrà mai impedirmi di dichiararmi un geometra. Nella locandina ho preteso che il presidente del Collegio dei Geometri, Cosimo De Troia, indicasse il mio nominativo tra i relatori con il titolo di geometra, perché mi sono diplomato presso l'Istituto Tecnico nell'anno scolastico 61-62. Abilitato alla professione specializzata in consulenze tecniche, il presidente del Tribunale, riconoscendo la mia prestazione, preparazione professionale, mi ha proposto nelle commissioni tributarie con le funzioni di componente dal 1984. Ho sempre sostenuto, considerare l'abilitazione alla professione di geometra come punto di arrivo e non come punto di partenza, perché nominato dal ministro Fantozzi giudice tributario ho svolto per 33 anni l'incarico, le funzioni di giudice tributario, e devo dire agli istituti tecnici, non comprendo per quale motivo un settore di lavoro così ampio, che è la giustizia tributaria nel senso delle stime, misurazioni, classamenti, rendite catastali, eccetera, non hanno mai nelle famose convenzioni scuola-lavoro
invitato i giudici tributari, specialmente nelle classi quarte e quinte, per cercare di indirizzarli anche nelle consulenze in materia tributaria. Perché l'articolo 2 del decreto legislativo 546 del 92, al punto B, al punto H, dice: i tributi comunali locali, gli enti locali incrociando i dati catastali predispongono a vista accertamento e liquidazione in relazione alle discordanze tra le superfici effettive e quelle catastali destinazione e tutti gli elementi necessari per la determinazione dell'ente catastale che è posta a base dell'imposizione fiscale. Al punto 3 appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie in materia di intestazione, delimitazione, figure, estensione, classamento terreni, ripartizione di estimo. Al punto 12 l'assistenza tecnica, il geometri per le materie concernenti quelle descritte al punto 3. Quindi a questo punto io non comprendo per quale motivo noi che abbiamo ogni giorno notifiche dagli enti locali di cartelle di pagamento per quanto riguarda l'ex ICI, attualmente Tari, IMO, eccetera, in commissione tributaria ho sempre avuto la presenza di difensori, avvocati che in materia catastale, Dio me ne scansi, commercialisti che in materia catastale, Dio me ne scansi, consulenti del lavoro che vengono a perorare le cause in materia catastale, ma a fatta eccezione di qualche geometra non si è mai presentato nessuno. Per cui io dico, un ambiente oggi come oggi che l'imposizione fiscale, l'imposizione tributaria è quella forse quella più sentita perché è più vicina a noi, quindi io invito gli istituti tecnici a convocarci. Io sto in pensione, però certamente metto a disposizione a titolo gratuito, come sono abituato sempre, a partecipare a dei seminari per cercare di indirizzare, specialmente quelle delle ultime classi, anche a un settore che è veramente importante, eccetera. Esatto. Oh, poi io dico una cosa, quando il ministro Gelmini, nella sua onnipotenza, si è dimenticato che i geometri hanno anche un santo protettore, è San Tommaso Didimo, apostolo di Gesù. Ma il geometri nella storia ha dimenticato il ministro Gelmini. È noto infatti che già gli antichi egizi si servissero di agrimensori, chiamati arpedonapti, cioè tiratori di fumico per le tecniche che usavano il tracciamento del campo per ripristinare i confini dei terreni con il Nilo. Dante Alighieri, nel Paradiso, 33° canto, qual è il geometra che tutto si affigge per misurare lo cerchio e non ritrova pensando che il principio dell'indice? Tale ero io a quella vista nuova. Passiamo al secolo scorso, quindi con il decreto legge 274 dell'11 febbraio. Le competenze venivano attribuite, quelle che già hanno specificato gli altri relatori, quindi di conseguenza io dico le nuove generazioni farebbero bene, considerate che c'è, ritengono che il lavoro non c'è, invece il lavoro c'è, bisogna soltanto saperlo cercare. Per poter emergere è necessario frequentare determinati corsi che possono preparare in specifiche materie. Quindi è chiaro che ho sentito nei commenti che per quanto riguarda nei CAT insegnano gli ingegneri, che mentre io quando mi sono diplomato, mi portavo alla scuola, c'era l'ingegnere di costruzione e l'ingegnere di topografia. Oggi io sento un'assurdità, per me incomprensibile, un ingegnere che insegna topografia e costruzioni. Per cortesia, io conosco soltanto una classe di ingegneri tra gli ingegneri che possono insegnare topografia, che sono gli ingegneri che erano di geometri e che poi hanno conseguito la laurea in ingegneria. Ma un ingegnere che non viene dal geometra, come fa a insegnare topografia? Per lui è arabo,
Quindi ecco perché dico queste riforme nel settore scolastico hanno comportato una confusione che veramente non si riesce più a dirimere. Per cui anche ai presidenti del Collegio dei Geometri di Nocera e di Foggia dichiaro la disponibilità, sempre a titolo gratuito, a tenere dei corsi per formare i nostri colleghi anche in una materia che veramente non comprendo per quale motivo non viene considerata, specialmente dai giovani che sono in cerca di lavoro. Non voglio rubare ancora altro tempo perché le relazioni sono anche altrettanto importanti, quelle che seguiranno il mio intervento. Grazie. Grazie a te, Ciro. Sì, allora Ciro si mette a disposizione quindi non solo degli istituti, dove è andato via il presidente, ma anche dei collegi per tenere, da quello che ho capito, vabbè, io l'ho sempre creduto, cioè per fare un buon ingegnere è sempre meglio se si viene dall'esperienza del diploma di geometra, insomma. Come il medico e l'infermiere, l'ingegnere è il medico, il geometra è l'infermiere, però io non capisco un medico che possa fare tutto senza l'infermiere. Io, a me è capitato anche di vedere persone diplomate al vecchio istituto tecnico per geometri fare poi la facoltà di medicina, non ho capito come si sposasse sta cosa, hanno scoperto sì una vocazione magari tardiva.